Alessio Boni, protagonista assoluto di questo biopic su Enrico Biagi. Innanzitutto raccontaci, studiando un po' questo personaggio, che cosa ti ha colpito personalmente? Ma di Enrico Biagi ti colpisce sicuramente il carattere propositivo, positivo, in continuazione, venendo fuori da un dopoguerra, che ti puoi immaginare che cos'era, nel 1946, l'idea di creare qualcosa, di fare qualcosa. Sì, magari per riscatto anche nei confronti del padre, che lui era considerato il secondogenito, magari un po' quello un po' più, insomma, ancora 40 anni scapolo, belle macchine, belle donne, gioco d'azzardo, gli piaceva il poker, il whisky, queste cose qua. Aveva bisogno di un riscatto e questo signore che si era laureato in economia e commercio non solo pensava ai soldi o al mercato, ma pensava agli altri. Ed è una cosa, un bel pensiero quando pensi agli altri, a noi, in quel modo che ha pensato lui. Pensava proprio che l'Italia si doveva ricostruire, era tutta una maceria, non c'erano neanche le strade, probabilmente c'erano dei piccoli sentieri, e vedendo una ragazzina su monopattino gli viene questa idea di creare un mezzo di trasporto veloce, efficace e poco costoso. Prima iniziano con un prototipo che si chiama Paperino, perché la Fiat aveva fatto Topolino, allora lì viene, lo chiameremo Paperino, ma non funziona perché c'è ancora il motore in mezzo, le donne non riescono a salirci, si vedrebbero le gambe, con la gonna non riescono a guidarla, eccetera. Allora, con quel genio di Corradino da Scagno, che è sempre il nostro italiano abruzzese doc, un ingegnere strepitoso, con dei volani di questi motori che erano rimasti in magazzino dopo i bombardamenti, che erano quei volani che riuscivano a far partire le eliche dei motori dell'aeroplano, si inventano una Vespa monoscocca, la donna può salire, non deve alzare la gonna, riesce a guidarla anche con le marce a manubrio, la gonna non si alza perché c'è praticamente, è riparato davanti con gli alettoni, e crea questo mito, e mi ha dato proprio davanti allo sconforto più totale, davanti al no anche del commissario della ricostruzione che non gli dava più soldi il ministero, una forza d'animo per pensare a ricostruire la sua Italia, a pensare all'operaio, a pensare all'idraulica, all'ostetrica, al prete, non ai grandi industriali come lui o al settore elitario come poteva essere lui, perché ovviamente stava in un altro livello rispetto a un operaio, ovviamente, ma ha pensato al popolo, e questo, insomma, gli ha reso giustizia, secondo me l'ha premiato con un oggetto che ancora adesso, quando vado in giro per il mondo e lo vedo, mi sento orgoglioso, perché è in giro per il mondo la Vespa ancora oggi. Ecco, e per te è anche, hai parlato di premio, no? Anche un premio per te, perché abbiamo saputo, insomma, che sei proprio un appassionato della Vespa. Io sono sempre stato vespista, a 14 anni avevo la mia prima Special azzurro metallizzata e senso di libertà totale, sono molto legato alla Vespa, ne ho avute parecchie, e adesso ho una da 200 rally che ho lì al mio casale in Toscana, qua chi me la tocca ancora vado a fare la spesa, le cose, sono un vespista proprio. Poi ho avuto moto, mi piacciono le moto, ma la prima moto che io ho posseduto era la Vespa 50 Special del signor Piaggio, e il senso di libertà che io ho provato a quell'età credo che non lo proverò mai più, perché potevi andare a tenere da solo a fare il giro del lago, non dovevi chiedere niente a nessuno, non dovevi salire sulla sella di un altro, non dovevi entrare nella macchina dei tuoi genitori, senza casco, senza, ti ricordi, senza patentino, via, solo la voglia di viaggiare e vivere, e sentivi questa brezza addosso, e lo ringrazierò sempre, perché per me è stato un momento veramente altissimo del mio della mia infanzia, della mia adolescenza, diciamo. Diciamo che quindi anche la chiappo, insomma, non era indifferente, no? No, assolutamente. Al momento in cui mi hanno detto così, io, poi conoscevo tutti, il TS, 125 Primavera, 200 Rally, sono abbastanza appassionato, le conosco le Vespa, come conosco le moto, mi piace molto, le due ruote mi piacciono. E tutte le ragazze ai due piedi? Ah, questo non lo so, questo vedo a vedere, nella serie, nel film, è un film. Insomma, vi aspetto martedì sera perché questo sogno non possa mai crollare, perché i sogni italiani sono belli e dobbiamo portarli avanti. Pensiamo a noi, ciao. Ecco, aspetta, però non solo martedì sera, tu sei anche a teatro, ricordiamolo, c'è il tuo Don Chisciotte. Grazie, cavolo, che mi ricordi il teatro, che nessuno lo fa mai, voi soprattutto su online che pensate solo al cinema, alla cibernetica e alla TV. Se tu volevi scappare, vedi invece. Servant, Miguel de Servant,
non sapevo che tu sapevi questa cosa del teatro. Allora, Miguel de Cervantes, sì, Don Chisciotte della Mancia, debuttiamo il 16 alla Spezia, questo è il secondo anno, e sono accanto a quella meravigliosa Serra Ilmaz, Marcello Praia, Francesco Meoni, Liliana Massari, Elena Nico, Pietro Faiella e un grande ronzinante, Nicolò Diana. Se vogliamo dirla tutta, l'idea di questo Don Chisciotte è anche di fare un Sancho Panza in versione femminile, no? Appunto Serra, quindi è un po' diciamo questa innovazione da questo punto di vista. Ma sai, secondo me Sancho Panza è talmente, è proprio lo specchio dell'autenticità, dell'onestà, così, che non ha sesso, quindi funziona benissimo, non c'era bisogno di mettere uomo o donna, può esserci chiunque in quel personaggio, e secondo me Serra lo rappresenta in modo magnifico, pop. Grazie e complimenti. Grazie a voi, ciao.